qui potete vedere dove ha battuto l'acqua, le sponde là, là c'era un metro d'acqua, vedi l'acqua, la sponda là, capito? Qui ha fatto come una diga. Si inizia la conta dei danni causati dal maltempo che si è abbattuto negli ultimi giorni nell'Aretino, come in gran parte della penisola. Il forte temporale di domenica scorsa ha causato allagamenti ed esondazioni in alcune zone della Val Tiberina, in particolare ad Anghiari. La situazione più critica si riscontra in località Molino del Caccia, dove il torrente Tavernina ha esondato allagando quasi 5 ettari di tabacco, da poco piantato, e distruggendo così di conseguenza tutte le piante. Ah, qui è estimabile, sì. Estimabile. Può darsi che qui sono 8 ettari di tabacco, se supera i 120.000 euro. Da un angolo all'altro della provincia ancora disagi causati dal maltempo, a Subiano a subire i danni a causa del violento temporale un'azienda di mobili. Domenica, erano le 12.45, sono sceso per controllare, visto l'intensità della pioggia, e mi sono trovato all'ingresso qua, un muro, praticamente vedevo una cascata di acqua che scendeva dall'altra parte della strada rispetto a questo fabbricato, praticamente è esondato un fosso che sta al di sopra e ha portato tutta l'acqua al fabbricato, in sostanza facendo quasi un lago qui. Fortunatamente ho avuto tantissime persone, conoscenti, amici e anche qualche passante che si è fermata a dare una mano, quindi siamo riusciti, speriamo, a salvare il salvabile. Ancora è presto per farlo, ma siamo nell'ordine di qualche decino, sicuramente di migliaia d'euro, solamente di mobili, insomma. L'incessante pioggia che da giorni si riversa sul nostro territorio e le temperature sotto la media stagionale potrebbero mettere in ginocchio anche l'agricoltura aretina. Codice rosso in Toscana per cereali, ma in pericolo anche tabacco, orticole e frutta. Non si escludono rischi nemmeno per le viti e per gli olivi. Siamo fortemente preoccupati, è un'annata veramente triste perché le variazioni climatiche sono pesanti e soprattutto non c'è una tregua in termini di umidità e pioggia. La stagione dell'olivo è straordinaria oggi, in termini di fioritura, post fioritura, quindi un'ottima allegagione, ci sono dei bei olivi oggi in Toscana. La preoccupazione nasce dal clima, nasce dalla scottatura del 2014, per cui oggi pensare di dire che c'è una mosca è sbagliato. Qualora però evidentemente non dovesse venire il caldo di luglio-agosto, evidentemente il rischio è altissimo. Quello che consigliamo noi e che stiamo facendo come Coldiretti è monitorare con, appunto, delle trappole la presenza settimanale dell'insetto. Solo qualora raggiunga certi livelli è giusto trattare.